Buongiorno ragazzi, benvenuti al quinto video di questa serie su come creare un social network con Wix e Corvid. Come avevo annunciato, questa puntata si occuperà di modificare la pagina utente e di creare la pagina di edit. Bene, andiamo subito alla nostra pagina utente. Era la pagina dinamica che vedete, contiene ancora pochi dati e adesso inizieremo a renderla un po' più interessante, un po' più pianotta. Quindi avevamo un testo qua in grassetto che visualizza il nome e poi avevamo usato altre due label per mostrare il gender, cioè se è maschio o femmina, e la località. Adesso rendiamo un po' migliore questa presentazione. Quindi questo è il nostro campo, lo spostiamo leggermente e aggiungiamo un altro testo. Non collegato a niente e modifichiamo. Queste qui in sostanza saranno due label esplicative per far capire cosa sono i dati che ci saranno a fianco. Quindi dovremo clonare la prima e editare città. Ecco qui così. Questa la allineiamo una a destra e una a sinistra, anzi tutte e due mettiamole allineate a destra e le spostiamo a fianco ai nostri campi compilati. Diamogli anche la stessa formattazione. Questi erano Proxima Nova 16. Quindi anche questi qui dovranno essere Proxima Nova 16. Così possiamo bene allinearli. Perfetto. E questo era il nostro campo biografia e la nostra foto. Allora, in questa pagina vediamo se possiamo aggiungere qualche altro campo. Cosa avevamo messo nel nostro database utenti? Avevamo messo pochi dati per adesso. Username, la località, gender, l'immagine del profilo, una biografia, l'email e la password. Possiamo aggiungere per esempio un altro campo, chiamiamolo hobby di testo. Ok, chiudiamo il nostro database, rimaniamo nella nostra pagina utente sommatiriamo un po' giù il nostro campo biografia. Perché adesso qui noi aggiungeremo i nostri hobby, quindi selezioniamo due label, una descrizione, un campo mappato e con Ctrl D
li cloniamo e i nuovi li riallineiamo. E questa sarà la descrizione hobby. L'altro campo allineato e lo mappiamo anche questo al nuovo campo hobby. Adesso ingrandiamo un po' perché possiamo avere sia dei nomi utente che delle località un po' più lunghe come nome, e possiamo avere più hobby. Ok, e adesso ci manca il nostro pulsante di edit. Cloniamo il pulsante che avevamo usato per la lista utenti, lo spostiamo da quest'altra parte e togliamo il collegamento al database, modifichiamo il testo in edit, anzi, visto che siamo tutti in italiano, modifica profilo, perfetto, e rompiamo per adesso il collegamento perché non ci serve. Ok, quindi questa è la modifica grafica al nostro, alla nostra pagina. Ci manca da fare un'altra cosa. Aggiungiamo nella zona codice alcune righe che poi vi spiegherò. Che servono per effettuare alcuni controlli e le maggiori funzioni. Come sempre troverete le linee di codice nella pagina del sito corrispondente a questa lezione, così potrete fare un semplice copia e incolla. Un'ultima cosa che ci serve da fare è aggiungere due piccole label di testo. Prendiamo due titoli. Allora, ecco qui. Diamogli nessun collegamento e modifichiamo, rendiamoli molto piccoli. Facciamo 12 di carattere. Il carattere non è importante perché poi decideremo se renderli visibili o nascosti. Quindi 1 e 2. E giusto per capirci, chiamiamoli. Quindi in uno scriviamo visitor ID e nell'altro visited ID. Questi serviranno per una particolare funzione. Adesso dobbiamo modificare il nostro codice per rispecchiare gli oggetti che abbiamo nella nostra pagina. Vedete che il primo elemento non abbiamo nessun errore, è questo button 2 perché corrisponde al nostro button 2 modifica profilo. Abbiamo invece un errore in questi testo 59 e testo 60, che sono proprio questi due testi, visitor ID e visited ID. Allora, il visitor ID, come leggete nel codice, sarà quello che per noi è text 8, quindi correggiamo da text 59 text 8. E il visited ID
sarà il nostro test 9, quindi anziché text 60 metteremo text 9. Adesso non abbiamo più errori. Cosa significano queste righe? Allora, prima importiamo tutte le API che ci servono, in particolare Wix Users, Wix Data, la sessione e la location, e poi in sostanza stiamo dicendo quando tutto è pronto, quindi controlla se l'utente è loggato, l'utente Wix è loggato. Se l'utente Wix è loggato, mostra il button 2, che sarebbe il modifica profilo. Tralasciamo per adesso questo comando della sessione. Se invece l'utente non è loggato, nascondi il pulsante modifica profilo. Poi cosa facciamo? Raccogliamo la variabile id che era stata mandata dalla lightbox. Se vi ricordate, nella lezione precedente, nella lightbox entra, noi avevamo usato una sessione per mandare un parametro myownid che conteneva l'id di questo utente, l'id della pagina di questo utente era il text 3. Ed era questo. Ok, qui veniva mostrato l'ID dell'utente che si sta loggando. Questo ID noi lo avevamo usato per trasferirlo in una sessione. Benissimo, in questa pagina del profilo utente stavolta lo riacchiappiamo, prendiamo il valore di quell'ID e lo mettiamo come visitor ID, cioè l'ID che visita una pagina. Poi cosa facciamo? Dal database utente che si crea automaticamente quando abbiamo fatto la pagina dinamica e che è collegato a questo particolare utente, prendiamo l'ID della pagina che stiamo visualizzando, che è questo visited ID in text 9, e facciamo un controllo. Questo, badate bene, è molto importante. Se l'utente salvato nella sessione, cioè l'utente che si è loggato, è uguale all'utente della pagina che sto visitando, devi mostrare il tasto modifica, perché cosa significa? Che sono io che mi sono appena loggato e che sto visitando la mia pagina. Allora, se io sono nella mia pagina, devo poter vedere il tasto modifica. Se invece i due ID non corrispondono, nascondi il tasto modifica, perché significa che l'utente della pagina visitata è diverso dall'utente che sta visitando la pagina, cioè sono un visitatore che sta visitando la pagina di un altro utente e quindi non devo poter vedere il suo pulsante modifica profilo. Ok. Salviamo. Adesso facciamo una verifica. Andiamo alla nostra home, andiamo in anteprima e proviamo l'accesso al sito. Ricordiamoci le nostre credenziali. Ok, l'utente è riconosciuto ed ecco
vedete che l'ID del visitatore e l'ID del visitato sono lo stesso, quindi siamo stati riconosciuti, cioè il sito sa che io sto visitando il mio profilo e quindi posso vedere il pulsante modifica. Ora torniamo all'editor e ci occupiamo della parte di modifica. Allora, andiamo qui dove c'è pagine, siamo nella nostra pagina DB utenti specifica per un utente, clicchiamo sui tre puntini. Andiamo sul database e creiamo una nuova pagina dinamica. Ok, vedete che è stata creata una nuova pagina dinamica per singolo utente. Adesso questa qua viene chiamata ID, invece noi la dobbiamo modificare. Allora, intanto la dobbiamo rinominare come DB utenti edit. Andiamo nelle impostazioni, togliamo il campo title, aggiungiamo il campo ID. Dobbiamo sempre identificare con l'ID le nostre pagine, ogni utente è identificato sempre con l'ID. Andiamo alla sezione SEO e verifichiamo che abbia ereditato. Perfetto, DB utenti ID. Ok, quindi questa è la nostra pagina di edit. Adesso facciamo le nostre modifiche. Possiamo anche prendere si è rinominata la pagina. Ok, stavolta ha accettato la modifica. Prendiamo il template della nostra pagina utenti, quindi profilo utente e tutto questo contenuto. Evidenziamo la barra strumenti, copiamo tutto questo contenuto e lo portiamo in DB utenti edit e lo incolliamo. Perfetto, a sto punto tutto questo vedete che ha perso la mappatura, però per noi va benissimo perché a questo punto noi dobbiamo fare un'altra cosa. Il nostro DB utenti lo dobbiamo rendere di DB utenti item, cioè il dataset che si è creato, lo dobbiamo rendere di lettura e scrittura, in modo che possiamo prendere i dati e scrivere i dati. Quindi nome utente lo colleghiamo alla
nostro DB utenti item al campo nome utente. Perfetto. Adesso queste tre label non dobbiamo usare più delle label, perché dobbiamo usare dei campi che ci permettano di scrivere. Quindi le cancelliamo e andiamo a prendere dei moduli di input. Ne prendiamo uno come campione, lo ridimensioniamo in modo che vada bene per questa, per la grandezza di queste label. Ecco qui, distanziamo un pochettino. L'editor di Wix fa un po' di scherzi. Più o meno va bene, tanto questo è solo per l'edit. E quindi abbiamo gender, città e hobby. Se noi andiamo nella nostra finestra di registrazione, vedete che avevamo già una selezione, un campo di selezione con la nostra lista delle città. Quindi possiamo copiare questo, tornare nel nostro DB utenti edit, cancellare l'input per la città e inserire il nostro drop down. Lo rinominiamo per renderlo insomma un po' più accettabile. Lo allineiamo e vedete, questo conteneva già le scelte di tutte le varie città. Ok, adesso stessa cosa facciamo per il nostro gender, che deve avere due scelte, maschio o femmina. Quindi cancelliamo il nostro campo libero, aggiungiamo un drop down, quindi sempre in input, a tendina, sempre dello stesso tipo per avere una coerenza di stile. Gli assegniamo il nostro design che avevamo già creato. E questo, allora, come impostazioni gli scriviamo, come per i solder, gender obbligatorio, lo rendiamo, e le scelte qua cancelliamo quelle esistenti e modifichiamo qua. Allora, uomo, virgola, uomo, donna, virgola, donna. Prima la label e poi il valore. Perfetto. Adesso dobbiamo collegare questi campi al database. Quindi gender lo colleghiamo a gender. Città lo colleghiamo a località. Hobby lo colleghiamo a hobby. Qui al posto di questo paragrafo dobbiamo mettere una casella di testo in grande. Ok, quindi una casella di testo, anche questa
collegata, allineiamo tutto, ecco qua. Gli modifichiamo lo stile per dargli la solita. Cambiamo il design, assicuriamoci che sia il nero. Questa deve essere collegata alla nostra biografia. Benissimo, adesso aggiungiamo l'ultimo passaggio ed è un pulsante di caricamento. Prendiamo per esempio questo che servirà per la nostra foto e lo colleghiamo a immagine profilo, assicurandoci che anche l'immagine sia collegata a immagine profilo. Ecco qua. Adesso dalla nostra pagina utente copiamo i due pulsanti. Copia, torniamo qui e li incolliamo. E saranno uno modifica profilo, rompiamo il collegamento, modifichiamo il testo in salva profilo, colleghiamo al database funzione invia. Gli diciamo di aggiungere il messaggio di successo se tutto è andato bene e riselezioniamo. Gli diciamo anche di mettere il messaggio di errore se qualcosa è andato storto. Mentre questo lista utenti lo colleghiamo alla pagina DBUtentiID, quindi alla nostra pagina del profilo. In vai al profilo. Perfetto, qua è tutto configurato. Adesso proviamo se funziona. Andiamo alla home page. Anteprima facciamo il nostro accesso. Siamo stati riconosciuti, siamo stati mandati al profilo. Nel mentre io avevo riempito, come vedete, i campi rimanenti, andiamo a modifica profilo ed eccoci alla nostra pagina dove possiamo editare tutti i campi. Quindi uomo, mi cambio la città in Gorizia, hobby internet, virgola, musica, cambio la foto. E della musica. Ciao a tutti. E adesso salviamo. Vedete che l'immagine sta caricando, si aggiorna automaticamente, abbiamo avuto il messaggio di successo e poi torniamo al profilo. Perfetto. Vedete l'importanza di questo riconoscimento di codice, perché quando io adesso vado alla lista utenti e visito un altro profilo, per esempio questo di Scarlett, siccome i due ID
non combaciano, il tasto di modifica non è visibile. Perfetto, per questa lezione è finito, abbiamo visto come modificare il profilo, come fare l'edit e come sfruttare la sessione. Alla prossima lezione vedremo altre cose importanti e inizieremo a lavorare ai post. Per adesso è tutto, mettete un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, salvate la playlist e mi raccomando seguite la pagina Facebook. Ciao a tutti!